Da oggi la linea metropolitana 2, che va da Pozzuoli a Gianturco, si allunga ed arriva fino a San Giovanni. Un risultato ottenuto grazie all'accordo fra Comune di Napoli e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del nuovo nodo di interscambio San Giovanni Università. Deve essere ora realizzato anche un sottopasso ferroviario in località Vigliena ed altri interventi per migliorare l'accessibilità pedonale alla stazione San Giovanni, come l'area di parcheggio di oltre 200 posti auto. La prima corsa questa mattina, anche per prendere atto degli interventi già fatti e da farsi. E per servire la nuova fermata della metropolitana sarà attivata la nuova linea dell'autobus C91 che collegherà la nuova fermata con Corso San Giovanni e con la Circumvesuviana. Per cogliere l'importanza di questa fermata, basti dire che sulla direttrice stradale cui è collegata transitano ogni giorno 20.000 auto che si spostano tra Napoli e la zona di Portici San Giorgio. È una stazione strategica per la mobilità urbana della nostra città. Verso l'area orientale, adesso bisogna lavorare per migliorare la stazione, quindi parcheggio più sottopasso, ma il passaggio più importante, il traguardo più importante l'abbiamo raggiunto nonostante i continui ostacoli da parte della regione Campania, in particolare dell'assessore Vetrella che continua a non investire in modo corretto sul trasporto pubblico locale.